è stato approvato il taglio dei deputati, è un lavoro senatoriale che è passato quasi all'unanimità, sono soltanto 111 stati i voti contrari. E ovviamente parliamo di un numero di deputati che verrebbe abbattuto da 630 attuali a 508. Ebbene, fra gli c'è stato quello di Stefano di Marco Perduca dei Radicali. Abbiamo il piacere di averlo con noi. Perduca, buongiorno. Buongiorno a lei. Perché lei ha votato contro, senatore? Allora, innanzitutto nessuno, né durante i lavori di commissione, né durante il tempo utilizzato in aula, ha motivato politicamente o giuridicamente o magari addirittura economicamente il perché in Italia si debba ridurre il numero dei parlamentari. Certo. Per chi fa politica già è un brutto modo di avviare un dibattito che ha delle ripercussioni molto importanti, sia perché da una parte si va a modificare la Costituzione, sia perché, e questo credo sia il problema centrale che noi abbiamo voluto porre, in Italia già con questa legge elettorale, già con queste istituzioni che quotidianamente fanno più i propri interessi piuttosto quelli che dei cittadini, andare a diminuire, domani dovessimo modificare la legge elettorale, la possibilità per il territorio di essere pienamente rappresentato al Parlamento è, se possibile, la peggiore risposta alla antipolitica, chiamiamola così in maniera un po' superficiale, che regnerebbe al di fuori del palazzo. Ora c'è un problema, c'è una considerazione che viene fatta più o meno da tutti gli italiani che ambirebbero ad una politica ridimensionata in termini di costi, ovviamente, che è quello relativo a numero politici, qualità del lavoro svolto dagli stessi, con naturalmente caduta benefica su tutti gli italiani. Ecco, lei giustamente ha motivato la sua astensione con degli argomenti che sono condivisibili. Il problema forse, caro senatore Perduca, sta nel fatto che sono tanti i politici italiani che lavorano per il paese, ma sono pochi i risultati che ottengono a beneficio dello stesso. Forse è questo il vulnus? Dunque, se chi viene eletto venisse eletto sulla base di un programma chiaro e sulla base di alleanze precostituite che si pongono degli obiettivi di riforma, sì, e una volta eletto non facesse ciò che ha promesso agli elettori e quindi si ripresentasse agli stessi dicendo io ho fatto, per questo rimandatemi, allora si potrebbe essere d'accordo. Ma siccome oggi si viene eletti perché si è amici del segretario del partito, certo, gli italiani dovrebbero fare uno sforzo che devo dire è immane, perché il servizio radio televisivo pubblico non consente loro la possibilità di informarsi, di vedere che cosa accade all'interno delle Camere. Ebbene, ieri, prima di passare al voto, abbiamo avuto 2 ore e 3 quarti di dibattito fra i capigruppo, che sono 10 persone. Sì. 10 persone rispetto alle 315 che erano in aula non sono riusciti a mettersi d'accordo per 2 ore e 3 quarti su come si dovesse procedere. Vede? Quindi diminuire il numero non aumenta né la qualità del lavoro né tantomeno l'efficienza, se mancano delle chiare prese di posizione politiche. Quindi ripeto, se fosse per noi, e ricordiamoci che il 90% delle leggi in Italia non le fa il Parlamento, sono tutte di iniziativa del governo, un gruppo molto più ristretto, certo, di persone, certo, rispetto alle Camere, certo. Se ci fossero delle indicazioni chiare di riforme secche e soprattutto semplici, perché noi rimaniamo ancora una volta attaccati più a Bisanzio che a Washington, ahimè, sicuramente i tempi sarebbero più chiari. C'è anche l'altro problema, che non sempre tutto ciò che avviene all'interno del Parlamento è frutto dell'afflato dell'individuo parlamentare. Ci sono sicuramente le segreterie di partito, ci sono i poteri forti che sono la Confindustria, che sono i sindacati, che sono la Chiesa, che sono i grossi gruppi editoriali, pubblici e privati, che sono dei partiti veri e propri anch'essi. Quindi diciamo che questa della riduzione dei parlamentari è una foglia di fico sullo scandalo più grande che noi la chiamiamo a Casa Radicale la partitocrazia antidemocratica italiana. E allora lì dobbiamo andare a sgonfiare il pallone, non diminuire il numero dei deputati e senatori, sempre che si arrivi alla fine della legislatura con questa legge portata a casa. Le dà conforto nel suo pensiero la senatrice Finocchiaro, che dichiara: questo voto è inserito in un provvedimento che a mio avviso non diventerà mai legge dello Stato. Questa votazione rischia quindi
di essere una delle tante senza conseguenze. Quindi, insomma, siete in molti a nutrire lo stato d'animo che lei ha manifestato stamattina con noi. Staremo a vedere. Intanto grazie, senatore, e buon lavoro. Grazie a voi altrettanto, buona giornata. A lei, al senatore Marco Perduca dei Radicali.